Buongiorno e buona giornata e buon, allora vediamo qui sul calendario, buono mercoledì 10 giugno 2020. In questo primo video di oggi andiamo a parlare, come dice il titolo, la calcio, la ripartenza dei campionati top in Europa. Partiamo quindi dalla Liga. Con la 28ª giornata, 11 giugno, Siviglia Betis, 12 giugno, Granada Getafe, Valencia Levante, 13 giugno, Spagnola Alavés, Celta Vigo Villarreal, Leganés Valladolid, Mallorca Barcellona, 14 giugno, Atletico Bilbao, Atletico Madrid, Real Madrid Eibar, Real Sociedad Osasuna. Poi, dalla Liga andiamo alla Serie A. Recuperi, giornata 25, 20 giugno Torino, Parma, Verona, Cagliari, 21 giugno Atalanta, Sassuolo, Inter, Sampdoria. Giornata 27, 22 giugno Fiorentina, Brescia, Lecce, Milan, Bologna, Juve. 23 giugno, Verona, Napoli, Spal, Cagliari, Genova, Parma, Torino, Udinese. 24 giugno, Inter, Sassuolo, Atalanta, Lazio e Roma, Sampdoria. Poi, dopo la Serie A, andiamo alla Serie B. 25ª giornata, recupero. 17 giugno Ascoli Cremonese, 29ª giornata 20 giugno Cosenza Entella, Pordenone Venezia, Spal Pisa, Pescara Juve Stabia, Ascoli Perugia, Trapani Frosinone, Livorno Cittadella, Crotone Chievo, Cremonese Benevento e Spezia Empoli. Poi invece chiudiamo con la Premier League, anche se poi per la chiusura andremo con le classifiche di questi campionati. Premier League, recupero 28ª giornata, 17 giugno, Aston Villa, Sheffield United, Manchester City, Arsenal. 30ª giornata, 19 giugno, Norwich Southampton, Tottenham Manchester United, 20 giugno, Watford Leicester, Brighton Arsenal, West Ham Wolverhampton, Bournemouth Crystal Palace, 21 giugno, Newcastle Sheffield United, Aston Villa Chelsea, Everton Liverpool, 22 giugno, Manchester City, Burnley. E quindi iniziamo con le classifiche. Partiamo proprio dalla Premier League, dove in testa c'è Liverpool a oltre 20 punti di vantaggio dalla seconda City con 82 punti, seconda appunto Manchester City a quota 57. Terza Leicester a 53, quarto Chelsea a 48, quinto Manchester United a 45, sesta Wolverhampton a 43, settima Sheffield United a 43, ottava Tottenham a 41, nono Arsenal a 40, decima Burnley a 39, stessi punti undicesima per il Crystal Palace. Dodicesimo Everton 37, tredicesimo Newcastle 35, quattordicesimo Southampton 34, quindicesimo Brighton 29, sedicesimo West Ham e anche il Watford e il Bournemouth a 27, diciannovesimo Aston Villa 25, fanalino di coda 20esimo Norwich a 21 punti. Poi andiamo con la classifica di Serie B. Primo Benevento a 69 punti, esattamente più 20 dalla seconda Crotone a 49, terza Frosinone 47, quarta Pordenone 45, quinta Spezia 44, sesta Cittadella 43, settima
Salernitana 42, ottava Chieva 41, nona Empoli a 40, decima Mandella a 38, undicesima Pisa, Perugia Juve Stabia a 36, no, 14° Pescara a 35, quindicesima Ascoli e Venezia a 32, 17ª Cremonese a 30, 18ª Trapani a 25, penultima 19ª Cosenza 24, 20ª e ultima Livorno a quota 18. Per quanto riguarda invece la Serie A, andiamo con la classifica: prima Juve 63, seconda Lazio 62, terza Inter 54, quarta Atalanta 48, quinta Roma 45, sesto il Napoli a 39, settimo il Milan a 36, ottavo e nono Verona e Parma a 35, decimo Bologna a 34. Undicesima e dodicesima Sassuolo e Cagliari a 32, 13ª Fiorentina a 30, 14ª Udinese a 28, 15ª Torino a 27, 16ª Sampdoria a 26, 17ª Genoa a 25, zona retrocessione, 18ª Lecce 25, 19ª Spal 18. E fanalino di coda ultima Brescia 16. Poi vediamo un po'. Dopo Serie B e Serie A veniamo con l'ultima classifica, quella della Liga. Prima Barcellona 58, secondo Real Madrid 56, terza Siviglia 47. Quarta Real Sociedad insieme al Getafe 46, sesta Atletico Madrid 45, settima Valencia 42, ottava Villarreal insieme al Granada 38, decima Atletico Bilbao a 37, undicesimo Sassuolo a 34, poi Betis e Levante a 33, Alaves 14esima a 32. Quindicesima Valladolid a 29, sedicesima Ibarra a 27, 17ª Celta Vigo a 26, 18ª Mallorca a 25, 19ª Leganés a 23, 20ª Spagnola a quota 20. Bene, io vi ringrazio per questo primo video di oggi. Ricordo che senza obbligo, quando diciamo che adesso mi è cresciuto l'interesse, quindi ho un motivo in più per fare qualche video. E poi ricordo ovviamente, per quanto riguarda la Coppa Italia italiana, il video che ho realizzato ieri con il percorso delle quattro semifinaliste per fino ad arrivare alle semifinali, non perdetevelo. E poi niente, volevo dire praticamente che appunto per le partite di Coppa Italia, essendo che sono semifinali 2, quindi il giorno dopo faremo un resoconto con punteggio, quote bookmaker, statistica e quindi chi ha passato il turno alla finale. Bene, io vi ringrazio, visto l'orario, buongiorno, buona giornata. E speriamo che sia davvero una buona giornata qui a Trani, perché stanno facendo capolino purtroppo qualche altra nuvola. Comunque, noi ci becchiamo quando prima. Alla prossima, ciao a tutti, ciao.